Motorhome Leica EcoVIP 612, una macchina luminosissima da Caravan Balci con una promo stupenda, accessori per oltre 6.000 euro per un solo euro. Venite a trovarci e scoprite il camper nella scheda e nel video che vi spiegherò. Il piccolo, diciamo, del motorhome Leica, lungo 6,99 con letto centrale. Una bellissima meccanica su Ducato, 150 cavalli, ben rifinito, in pelle e con il condizionatore automatico, ruote di 16, motore 150 che vi garantisco è veramente bello guidarlo. Con vento, con sorpasso di autotreni, perché come sapete questa macchina dovete un po' fare attenzione ai limiti di velocità, perché superare i 130 è veramente facile. Come vedete c'è una bellissima zona giorno, comoda, in due è stupenda, e però in questo senso, vedete, col tavolo che si sposta, si mangia in 3-4 persone, ma anche si conversa in 5-6, che è la cosa più bella nel camper, invitare amici e fare due chiacchiere. La possibilità di inserire il televisore per vedere in comodità la sera. Oppure leggere, come vedete, su due braccioli, e il mio giornale o il mio libro è veramente facile e piacevole leggerlo. È facile buttare giù il letto, semplicemente in questo modo. Tac. Un letto enorme. Questo è sempre un po' nel motorhome il più due, no? Si usa ogni tanto, però avere due bei letti matrimoniali è molto comodo, anche perché uno può dormire uno davanti e uno di dietro. Come vedete qui ci si appoggia e si sale, quindi facile a salire e a scendere, e non sormonta il tavolo, per cui chi è a letto e l'altro fa colazione non ha nessun problema. Questo è un bel pensile cucina profondo, un altro contenitore profondo sopra il frigorifero a colonna. Un bel piano cucina con piano d'appoggio e una grande vasca molto profonda e capiente. E i tre fuochi. Cassetti vari, contenitori, è molto molto con tanto spazio. Si può benissimo stare a giorno col letto rifatto, sfatto, l'altro che dorme, e non disturbarlo. Oppure la divisione può servire anche come spogliatoio, per non stare a chiudere la zona anteriore dei vetri. Uno si cambia, si va al mare, si mette il costume, si esce e si fa il bagno. Qui un bel letto sali scendi, qui è già un pochino rialzato, ma arriva fino a questa altezza, oppure si abbassa ancora. Cosa succede? D'inverno, quando non si porta la bici, le scooter, si mette in posizione bassa. D'estate, quando invece il garage è più contiene più cose anche alte come bici e moto, si alza e come vedete facilmente si va a letto. I due armadi profondi, sia a destra che a sinistra, ognuno ha il proprio, e ognuno ha il proprio anche pensile molto profondo. Qui il bagno è comodo, come vedete ci si lava facilmente, porta spazzolini, porta sapone, contenitori, molto luminoso e poi facile ad andare in bagno. Scusate, ma vi faccio vedere così qual è lo spazio. Non sono tanto magrino, quindi ci si sta bene. Poi dall'altra parte la doccia con anche l'appendiabito, quindi diventa anche uno spazio per agganciare in montagna, giacca a vento e altro. E poi anche eventualmente la panchetta per poterci sedere. La Leica pensa anche a questo. Non è così, guardate, quando è chiuso e dentro ci si mette a sedere, si lava. Ora io no, diciamo, non sono a questo punto, ma insomma probabilmente mi toccherà anche a me. Il garage, come vedete, un grande sportellone destro e un altro sportello a sinistra. Il letto che scende, come vi ho detto, è quasi in fondo, quindi guardate la grande capacità col letto basso, oppure va fino in alto e diventa ancora più grande.